Perché io spero che l'Italia torni protagonista in Europa. Non si va avanti a colpi di gomitate in faccia a Macron e alla Merkel. Non si fa la guerra alla Francia e alla Germania per prendere un like in più. C'è un paese da governare insieme agli alleati europei e non come fa Salvini con Orban e con i sovranisti. Breve replica e controreplica, brevemente per favore. Sì, io ho l'ambizione che l'Italia sia un paese sovrano, che noi non dobbiamo prendere ordini da Parigi, da Berlino, da Bruxelles. Io non voglio un paese che, come negli anni del governo Renzi, fa sbarcare 500.000 immigrati. No! Certo, la Merkel è contenta, sì. Macron è contento, sì. Gli italiani sono contenti? No! L'unico risultato concreto di questo primo mese di governo di sinistra è che gli sbarchi sono triplicati. L'Europa è contenta, Matteo? Eh beh, gli italiani no. Se l'Europa è contenta, ma io riapro i portoni dell'immigrazione clandestina, io rispondo agli italiani, non alla Merkel o a Macron, permettetemi. Ma io voglio andare d'accordo con Bruxelles, Berlino e Parigi. Ma ad esempio l'Europa che non muove un dito mentre la Turchia massacra i curdi non è la mia Europa. È questo che volete? Cioè volete tornare a riaprire le porte dell'Italia? Quanto ho di risposta? Ma quando c'è un immigrato in barca non lo lascio sulla nave in mezzo alle lamiere per fare uno spot su Facebook. Io non lo lascio un immigrato lì per dire la pacchia è finita. Perché una ragazza violentata in un campo lager libico e senza assorbenti su una barca dove le lamiere fanno caldo e dove ci sono 70 persone per un bagno non è un principio di sovranità, è disumanità lasciarla a bordo. Le faccia sbarcare e intervenga in Africa per evitare che partano, anziché fare lo splendido per prendere due posti su Facebook. Prego. È un genio incompreso. Ha fatto tutto e gli italiani non lo capiscono. Penso che scemi sti italiani. Ha tagliato le tasse, ha assunto poliziotti, ha fatto accordi internazionali, ha sconfitto la fame nel mondo, ha portato la pace nel mondo, la crescita dei capelli e gli italiani non se ne sono accorti. Da quei barconi sono scesi stupratori, spacciatori, rapinatori, terroristi. Quindi posso difendere il mio paese da ministro dell'interno pretendendo che entri in Italia chi ha il diritto di entrare in Italia?